Cittadini e cittadine, siete tutti chiamati ad aderire al più grande progetto di scienza partecipata sulla qualità dell'aria. Che? Roma, Milano e Napoli, siete tutti invitati a contribuire nell'attività di rilevamento del biossido di azoto. Non bastavano l'ozono, l'anidride carbonica e le polveri sottili. Adesso che cos'è questo biossido di azoto? Una sostanza estremamente nociva per l'organismo umano, diffusa principalmente coi gas di scarico delle autovetture, specialmente se diesel. Ma è anche l'inquinante più facile da misurare. Cittadini scienziati, potete partecipare tutti richiedendo il kit all'indirizzo www.cittadiniperlaria.org, che contiene una provetta come questa. Non dovete far altro che installarla nel vostro balcone se abitate al primo piano o ad un palo ad un'altezza di 2,5 metri. I campionatori verranno poi analizzati in laboratorio per ottenere i dati delle concentrazioni misurate in ciascun punto di monitoraggio durante le 4 settimane di osservazione. Che bisogno c'è di questa cosa del cittadino scienziato? Lo sappiamo già che l'aria è inquinata, non possiamo farci niente. Non è vero. Il nostro cervello e i nostri politici spesso fanno finta di niente. Invece un progetto di scienza partecipata come questo mira, proprio coinvolgendo attivamente cittadini e politici, a sensibilizzare le persone. Scoprire personalmente cosa respiriamo appena usciti di casa, mentre andiamo al lavoro o quando accompagniamo i bambini a scuola, crea consapevolezza e di conseguenza pressione nei confronti della politica. Poi non è vero che per l'inquinamento non possiamo farci niente. Tutti possiamo fare qualcosa per migliorare la qualità dell'aria. Si è visto nelle precedenti edizioni che la concentrazione di veleno varia molto da zona a zona e dipende anche dalle nostre piccole abitudini, come spegnere la macchina durante la sosta al semaforo, utilizzare mezzi pubblici o la bici. Pertanto misure adeguate dell'amministrazione, supportate da comportamenti virtuosi dei cittadini, possono davvero cambiare la qualità dell'aria della nostra città. E allora, cittadini, famiglie, scuole, aziende, tutti, aderendo al progetto, potete dare il vostro contributo. Prenota subito il tuo campionatore. Forse non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà. Il biossido di azoto è un gas fortemente irritante, capace di danneggiare le membrane cellulari e le proteine. A concentrazioni elevate, come quelle che si registrano nelle aree urbane, causa infiammazioni delle vie aeree, tosse, bronchite o pressione toracica e difficoltà di respirazione. Può portare al restringimento delle vie aeree polmonari, in particolare tra le persone con asma persistente, ed è associata all'incremento dell'insorgenza dei tumori, oltre ad essere associata alla riduzione dello sviluppo cognitivo del polmonare dei bambini. Guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it.